Nel fasto dell'incoronazione, le parole semplici del pontefice. 200.000 persone hanno acclamato il Papa che è sceso nella piazza in sedia gestatoria, preceduto dai preti, dai vescovi e dai diaconi. Per la prima volta nella storia della Chiesa Cattolica, la cerimonia ha avuto luogo all'aperto, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Erano presenti 6 capi di Stato, i rappresentanti ufficiali di 82 paesi e di 9 organizzazioni internazionali. La cerimonia si snoda lenta e solenne, culminerà nell'imposizione della tiara. Non occorrono commenti, le nostre parole non servono, è il Papa che parla per noi e per tutti. Noi cercheremo di conservare e di accrescere la virtù pastorale della Chiesa, che la presenta libera e povera, nell'atteggiamento che le è proprio di madre e di maestra, amorosissima ai figli fedeli, rispettosa, comprensiva, paziente, ma cordialmente invitante a quelli che ancora tali non sono. Riprenderemo la celebrazione del Concilio Ecumenico e chiediamo a Dio che questo grande avvenimento confermi nella Chiesa la fede e così la presente ai fratelli cristiani separati dalla sua perfetta unità, da renderlo attraente, facile e gaudiosa la sincera ricomposizione nella verità e nella carità al corpo mistico dell'unica Chiesa Cattolica. Paolo VI si è poi rivolto ai figli lontani. Ha parlato loro in inglese, in tedesco, in spagnolo e in portoghese, in polacco e in russo. Tutto il mondo cattolico, senza barriere di razze o di confini, era unito idealmente intorno al suo pastore. Libera e povera, madre e maestra, la Chiesa si rivolge a tutti gli uomini.